Al giorno d'oggi YouTube è pieno di persone che ti dicono quali siano i modi migliori per risparmiare ed investire. La maggior parte di noi consiglia, e mi ci metto anch'io nel calderone, le solite cose. Fai un budget, crea un fondo di emergenza, eccetera, eccetera. Oggi voglio portare alcuni consigli che siano di un pensiero un po' più laterale, che sono legati a un poveraccio orfano cinese che oggi ha un patrimonio personale che supera i 36 miliardi di dollari. Per cui, se non vuoi ascoltare me, magari ascolta lui. Ti dico tutto quanto subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io sono Pasquale e questo è il canale del vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto ed educatore finanziario IF. Oggi ritorniamo a parlare di educazione finanziaria ed in particolare su come migliorare le proprie finanze, ma come accennavo prima, in maniera molto out of the box, come dicono gli inglesi, usando i consigli dell'imprenditore cinese Li Ka-shing, orfano che nel tempo è diventato, secondo Forbes, una delle persone più generose del mondo, in quanto, pur essendo ricchissimo, conduce tutt'oggi una vita lontana da sfarzi ed eccessi, ma dona molto, tanto della sua ricchezza in beneficenza. Ma come ha fatto a diventare ricco? Li Ka-shing dona molte perle di saggezza ed alcune sono le classiche, fa il budget e così via, ma io ne voglio citare alcune che a mio parere sono molto particolari e vanno, secondo me, sicuramente condivise con tutti voi. La prima è creare una rete. Non voglio usare il famoso inglesismo network o networking, ma lo specifico, non vorrei che pensaste che dovete andare a pescare tutti quanti. Cosa intende lì con questa rete? Il suo consiglio è di accantonare circa il 20% del proprio stipendio, che non sono pochi soldi, e dedicarlo allo sviluppo delle relazioni. Li Ka-shing va anche a puntualizzare ed approfondire questo concetto dicendo che spesso noi ci andiamo a considerare degli elementi singoli, degli elementi a sé stanti. Dice che non siamo isole sperdute nel nulla e la nostra possibilità di crescita è proporzionale alla qualità e soprattutto alla quantità di relazioni che ci andiamo a creare nel nostro network professionale. Ma cosa intende Li per usare i soldi per creare le relazioni professionali? Lì intende ad esempio la partecipazione ad alcuni eventi di settore, la formazione professionale sia relativa a quello che facciamo nella vita, ma anche a qualsiasi cosa possa portarci a una crescita, o magari cercando di entrare in contatto con quelle persone che in un modo o nell'altro sono riuscite a raggiungere i loro obiettivi di vita, cercando di capirne i loro segreti e chiedendo loro dei consigli. È molto interessante che venga addirittura dedicata una porzione così ampia del proprio budget a questo contesto, che potrebbe per molti invece sembrare un qualcosa di poco importante nella gestione del denaro, ma che se ci pensate invece indica come queste persone che sono al di sopra di noi dal punto di vista finanziario vadano sempre tutto ad analizzare con della mente imprenditoriale. È sempre tutto un investimento che porterà poi a un ritorno nel tempo e lo trovo estremamente affascinante. Il secondo consiglio che ci dà lì è viaggiare all'estero. Cosa? Spendere soldi per divertimento? Assolutamente no, o quasi. Seppur il viaggio all'estero possa essere visto quasi sempre come un viaggio di piacere, per il nostro anziano lì, viaggi fuori dal proprio paese sono visti come un'enorme opportunità di crescita. Andando all'estero si cresce, si conoscono le culture altrui, si conoscono le loro abitudini, i loro consumi e i loro costumi, si tende ad aprire la propria sfera di valutazione e la propria apertura mentale, che secondo lì sono passi fondamentali per chi aspira a diventare un futuro imprenditore. E aggiungo io, in questo caso, che diventare imprenditore non vuol dire per forza avere una propria azienda, ma si può essere imprenditore di se stessi, investendo nella propria vita, nel proprio lavoro, nei propri investimenti. Anche questa visione per me è molto importante e rispecchia la differenza fra me ed un vero imprenditore. Un vero imprenditore che non guarda quello che le persone normali tendono ad osservare, ma che vede oltre alla linea che c'è all'orizzonte. Il terzo consiglio riguarda le spese di sopravvivenza. Il nostro caro amico Li va addirittura a definire che per sopravvivere non si dovrebbe spendere più del 30% del proprio stipendio. È una parte veramente risicata se si considerano le spese varie per vivere, per esempio affitto, cibo, eccetera. È veramente poco. Ma dicono anche di che pasta è fatta il miliardario che ha mandato anche da ricco i figli nelle scuole pubbliche e li ha fatti sempre andare a scuola in bus o in tram. Come la maggior parte di tutti noi, ovviamente si tratta per molti di noi un contesto esagerato, ma comunque fa capire la dimensione del personaggio e di quanto la caparbietà
nella ottimizzazione dell'utilizzo del proprio denaro va ad essere ricercata. I vari consigli che si danno, come ho fatto anch'io in passato su questo canale, sulla stesura del budget, ad esempio, per citarne uno, sono alla base per poi progredire in questi consigli che sono, secondo me, sono molto più affinati nella ricerca dell'indipendenza finanziaria. Se si mette giù un budget, si sanno le entrate e le uscite, si può anche capire come fare per spendere il 20% per la creazione di una rete o il 30% per le spese di sopravvivenza. Chiudo con due aneddoti molto interessanti su questo fantastico personaggio che ho scoperto da poco, per farvi capire perché alcune persone sono speciali e diventano ricche, mentre io, per esempio, no. Li Ka-shing una volta disse: il 99% delle istruzioni dei bambini dovrebbe essere loro insegnato. I principi della vita, anche quando sono adulti, vanno insegnati e due terzi dovrebbero insegnare loro su come comportarsi, mentre un terzo è quello di insegnare loro su come fare gli affari. Gli insegnamenti che Lee ha dato ai suoi figli sono sempre stati sull'essere veramente una brava persona, essere una persona retta e generosa e poi solo infine ad essere una persona di successo. Per essere una persona retta non bisogna essere avidi di piccoli profitti, ma essere più rispettosi degli altri, e per essere una persona di successo devi lavorare sodo, essere onesto e degno di fiducia. Il secondo aneddoto riguarda che una volta ad Hong Kong è stata colpita appunto da un tifone e un grande albero cadde davanti alla casa di Li Ka-shing e fu abbattuto. Li Ka-shing ha visto due lavoratori filippini segare l'albero durante la tempesta, nel vento e della pioggia, e ha immediatamente preso suo figlio. Gli ha urlato dal letto, gli ha indicato due lavoratori fuori dalla finestra che lavoravano sull'albero e ha detto al figlio: guarda, hanno lasciato le loro case dalle Filippine e sono venuti qui ad Hong Kong per lavorare. Quanto è difficile, puoi andare ad aiutarli? Il figlio immediatamente indossò i loro vestiti e camminò sotto il vento e la pioggia per aiutare i poveri lavoratori filippini. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questa nuova rubrica, cosa ne pensi di questo personaggio e dei suoi consigli. Ci sono come sempre tantissime cose che voglio dire e imparare e non vedo l'ora di andare a sviscerarle tutte. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma come puoi ben capire a me significa il mondo. Se poi sei nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun video successivo, e se vuoi sostenermi anche col costo di un caffè al mese qui su YouTube o anche su Patreon con i vari abbonamenti. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti, dirti arrivederci e a domani con un nuovissimo video. Ciao!